Heart Gold e Soul Silver, per molti i migliori remake o addirittura i migliori titoli dell'intero franchise Pokémon. Eppure per lungo tempo questi giochi mi sono stati qui. Dovete sapere che sul mio canale Twitch, dove tra parentesi mi potete trovare live tutti i giorni tranne la domenica, di tanto in tanto porto una serie chiamata Tearlock, ossia una versione personalizzata della Nuzlocke. Posso catturare soltanto il primo Pokémon di colore verde o rosa in ciascuna area, salvo eccezioni. I Pokémon rana sono infestanti e quindi non posso usare nessun Pokémon proveniente da aree in cui sono presenti rane. I Pokémon tartaruga sono sempre catturabili anche in aree in cui ho già effettuato catture o sono presenti rane. Le battaglie si fanno in set mode, gli item sono vietati in battaglia. Se un Pokémon va KO è da considerare morto e quindi non più utilizzabile. E infine, se tutta la squadra va KO, la challenge è fallita e bisogna ricominciare da capo. Ecco, quest'ultimo punto è cruciale ed è anche il motivo per cui negli ultimi 2 anni ho avuto del beef con questo gioco. Era il 2020 quando ho tentato per la prima volta di battere Pokémon Heart Gold in Tearlock, ma dopo 14 tentativi finiti male, decisi di rinunciare. E questo fino a settimana scorsa, quando ho ripreso in mano il gioco, l'ho randomizzato secondo i criteri che sono appena apparsi a schermo e ho ricominciato il mio viaggio nella regione di Johto. Benvenuti in Pokémon Heart Gold, versione Tearlock. Ciao mamma! Come stai, cara? Tutto bene? Comunque, al di là di Silver che si masturba guardando il professor Elma attraverso la finestra, fottiamocene e entriamo. Andiamo a parlare col professore e facciamoci dare il nostro starter. Guarda, toccando le Pokéball puoi vedere i Pokémon all'interno. Il primo è Shiftry, che non è male. Il secondo è Ludicolo. Invece il terzo è... Swalot, ignorante Swalot. Allora, non è fantastico portare a passeggio proprio Pokémon? Nofra, perché è una cazzo di lumacona che sarà lentissima da trascinarsi dietro. Appena poi guarda le info, avete ragione, dovremmo effettivamente farlo, perché vi ricordo che le abilità sono randomizzate. E lui come abilità ha normalità. Che merda, indovinate un po' chi verrà cacciato all'interno del box in 0,2 secondi. Cominciamo la nostra avventura ufficiale in Pokémon Heart Gold in versione Tearlock. Prima cattura a disposizione, quella del percorso 29. Vi ricordo che posso catturare soltanto il primo Pokémon di colore verde o rosa che mi appare davanti alla faccia, tra parentesi Crobat e Viola. E a proposito di Pokémon verdi, ecco Spinarak. Speriamo di riuscire a catturarlo, anche perché Spinarak mi tornerebbe comodo per più motivi. Uno, magari è utilizzabile a differenza di Erminio. Di Erminio, di Girolamo. Due, si evolve anche presto, quindi potrebbe diventare chiunque. E il terzo Pokémon, signori, è Shroomish, che considero abbastanza verde. Non so se fargli in un'altra di Velenospina, ma poi temo che possa partire con... un avvelenamento, perché mi conosco, che verrà avvelenato e morirà per l'avvelenamento, guardalo. Porco di quel cazzo! Perché? Perché mi odi? Uno, due, tre. Ti è andata bene, guarda. Ti avrei dato una ratta di legnate che non ti puoi neanche immaginare. Ho appena realizzato che se ci becchiamo qualcuno che ha ira di... Ho paura che mi faccia malissimo. Girolamo il tank. Mi devasterei quasi in 2 hit. Va bene, grazie, bello, un bacione. Comunque quel bullo c'ha un Bagon e un Rayquaza. Cioè, se si allena un botto il Bagon che diventa Salamence, siamo fottuti poi. Che non si sa mai. Ho fatto bene. Buono, Ginevra si fa anche un botto di Exp in questo momento. In realtà è divisa tra i tre, quindi non ho fatto una grande cosa. Ma va bene così, guardate. È andata! È andata! Yes! Yes, Ignazio! Bamba via! Possiamo finirla con i leggendari? Perché è il quarto di fila che mi becco, praticamente. Non permetterò che qualcuno faccia un tale affronto ai miei Pokémon. Ti mostrerò la forza dei magnifici Pokémon che sono il cane ai cieli. Vai, Diglett, che mi butti in campo. Tangela, beh, in effetti Tangela è conosciuto per librarsi nei cieli. Vabbè, sentite, tiriamoglielo giusto, Tangela. E vediamo chi è il secondo Pokémon che ci caccia in campo. Cacnea, bello Cacnea. Cacnea e Cactor sono due Pokémon iper sottovalutati, secondo me. Sono proprio belli. So che non dovrei velocizzare, non nelle battaglie contro i capo palestra, ma vi giuro non ce la faccio se va così piano. Oh, grazie Valerio. Molto gentile.
E va bene, bisogna sapere accettare la sconfitta. Devo darti qualcosa, due schiaffi in faccia, figa. Sì, stai in silenzio. Grazie per Trespolo. Trespolo non è male, in effetti. Ultimo strumento usato, poche palla. Rullo di tamburi. Oh, Spacic. Catturato anche Electrek, che diventa quindi il nostro Pokémon numero 4. 5 della squadra, 5. Quindi però ne abbiamo visti 2 a terra, quindi altri 3 ne possono apparire a terra. Bello Trico, bello di papà. 1, 2, 3, Spacic. Parapaparapapà, alleluia, spaciccato. Roccio tomba, beh non ma... È una rana. È una rana e si trova all'interno della grotta di mezzo. Quindi sapete cosa volete dire? Che la grotta di mezzo è infestata. Trico dovrà essere liberato. Tier, ma non starai andando un po' troppo veloce con l'editing? Well, probabilmente sì. Ma secondo voi potrà mai esistere una tier lock perfetta che va bene al primo tentativo? Direi di no. Infatti sembrava andare tutto bene fino a quando non siamo arrivati alla seconda palestra, quella di Azzalina. Quando randomizzo il gioco posso scegliere se attribuire ad un'intera palestra un unico typing. Anch'esso casuale ovviamente, ma comunque sempre consistent tra tutti gli allenatori. Ecco, è capitato il tipo acciaio. Al Pigliamosca ha battuto Shroomish e Raffaello ha messo KO Spinala che Swallowed, ponendo fine alla mia prima run di questa Tierlock. Questo tentativo è stato un totale disastro, ma rimane uno dei momenti più alti di tutta la Tierlock. La chat ha scelto un Raticate di nome Geronimo come starter. Ho consegnato l'uovo ad Helm, Cetra mi ha dato le Pokéball e ho tentato la prima cattura nel percorso 29. Indovinate un po' dov'è finita la run? Non so se fuggire o tentare la cattura, perché non mi posso curare per le regole. Se scappo, non lo catturo. E partiamo già male. Se tento la cattura, fa botta in testa e mi uccide. Nella vita bisogna rischiare, perché senza il rischio si rimarrà sempre dei perdenti. E l'unico modo che abbiamo per andare a vincere è fare anche queste giocate. Avere le palle di rischiare. Lancia questa cazzo di Pokéball. Uno. Porco due. Dai, ma almeno un rimbalzo. Fai finta. Porca troia, vai affanculo. Run numero 2 è andata nel cesso, è già finita. Ma che palle, cagare, che due coglioni. Facciamo che sintetizzo anche questo tentativo, altrimenti il video dura 12 ore. La chat mi ha fatto scegliere Ditto come starter, infami maledetti, e catturo Clefairy, Skantank e Wigglytuff. Arrivo a Violapoli, scalo la Torre Sprout e poi steamrollo Valerio con Skantank per vincere la prima medaglia. Catturo un Beaverel come MN Slave, perdo tempo a cercare una pietra lunare nelle rovine Alpha. Catturo Ludicolo e prima di entrare nella grotta di mezzo dico: oh boy, facciamo del backtracking così ci alleniamo i Pokémon, tanto gli allenatori hanno Pokémon scarsi. Ragazzi, la tour forza è acqua, non gli fa niente, drago acqua. C'è Spartaco, ma Spartaco è un MN Slave. Well, run numero 3 è andata. Ecco, non pago, ho fatto una pepegata e ho randomizzato male i Pokémon selvatici. Poco importa però, dopo aver preso Franco il Meganium come starter, mi fermo un attimo per rifare la randomizzazione e poi posso ricominciare dal percorso 29, giusto? Sbagliato, non ho mai salvato e quindi la chat ha dovuto riselezionare lo starter. Andare avanti col ragazzo ha portato sfiga, passiamo alla ragazza. Sì, sono una ragazza, come mi chiamo? Vada per Fausta. Andiamo a scoprire insieme gli effettivi starter di questa run numero 4. Scabolottina numero 1. Arbok, ok. Scapolottina numero 2, Piloswine. Scapolottina numero 3, Venusaur. One minute later. E comunque il Pokémon che ha ricevuto il maggior numero di voti è di nuovo Venusaur con l'82%. Venusaur è un rospo? Sollevate un ottimo punto. Venusaur, non penso. Ah, cazzo. Quindi automaticamente vado a selezionare il secondo Pokémon più votato, cioè Piloswine. Il che mi rende anche felice, sarò sincero. Era lo starter che avrei voluto tra i tre. Hai scelto Franca come soprannome? Sì, questa volta è corretto. Grazie, Helm. Abilità fumo chiaro. Evita le riduzioni delle statistiche se subite. Meh.
Cyndaquil. Raga, non vorrei ricordarvelo, ma Cyndaquil è tecnicamente verde, quindi sarebbe una gran cattura e sicuramente un'evoluzione certa, che vorrei vederla, cazzo, un'evoluzione prima o poi. Ah, mio Dio, sta parte qua iniziale è una gran rottura di palle. Sì, ho lottato io col ragazzino che si chiama Vada per Ciccio. Comincia ufficialmente questa quarta run della Tirlock. Troveremo un Pokémon di colore verde o rosa oppure una tartaruga in questo percorso? Ivi merda, Ivi culo, Ivi stronzo. Ecco, qui devo spiegare una cosa importante. Di base posso catturare soltanto Pokémon di colore verde o rosa, ma nel caso in cui, come qui nel percorso 29, non dovessero essercene, allora dovrò semplicemente catturare un esemplare della prima specie apparsa. Ma tra i due, proprio Ivi dovevo prendere. Vaffanculo. Voi sapete che mi sta anche sul cazzo, Ivi. Mi rimane l'ultima ball. Signori, spammone di Tearless B in chat. Ho bisogno di vedere tutti quanti quei santini che pregano. 1, 2, 3. Figlio di puttana, Ivi di merda. E niente. Percorso 46. Ci sarà un Pokémon leggermente più simpatico rispetto a Ivi? Oh, Nidorina. 1, 2, 3. Spacic. Tua mamma. Oh yes, alleluia. Salve Nidorina, benvenuta nel team. Bello schifo, signori. Percorso numero 30. Il primo Pokémon che appare è Sandshrew, ma qua sappiamo già che c'è un Pokémon verde. Eccolo qua, il nostro Cyndaquil, che vi ricordo essere un Pokémon di colore verde. Percorso numero 31 con Nidoran maschio, che quindi tecnicamente non è un doppione. Rimane da capire soltanto di che colore, secondo il gioco, è Nidoran maschio. Nidoran è un piccolo Pokémon quadrupede insieme al portaspina di colore viola. Io spero vivamente di non beccare nessun Pokémon di colore verde o rosa, perché in questo modo avremo una cattura facile fa... Puttana. Ho capito, lui vuole entrare nella Premier Ball, è uno di quelli che vuole farsi fico dentro la ball di colore diverso. Sei proprio tu, vero? 1, 2, 3. Sì, voleva essere fico e diverso rispetto agli altri. Nuoto Velox, dà al Pokémon più velocità nella pioggia. Non so quando e se mi tornerà mai utile. Puretta tattica. E poi andiamo nella Torre Sprout, dove uno dovremo affrontare un po' di allenatori e due dovremo anche fare un'altra cattura. E direi che Chansey è abbastanza rosa. Qua c'era già Blissey, vero? Tra un po' ci muore. Orco Can. Vabbè, ho velocizzato per sbaglio. Preso anche Chansey. Vada per Giada. Suicino. Giada non può essere sostituita. Oh no. Perché? Attrappo arena. È morta. Chansey è già morto. Che palle. Grazie Giada, sei stato un Pokémon molto... come dire... inutile as fuck. Peccata. Beccata, beccata. Ho finito beccata, Polneve. Thank you. Signori, prima palestra momento. Si parte contro il tipo ghiaccio per l'appunto. Quindi questa qua me la farà tutta quanta Nidorina essenzialmente. Vammi di Polneve, dovremmo reggerlo. Zio, c'hai una dose di chiappe. Ok, posto, ittato. Quasi. No, non finisce la run. Ho tre Pokémon, prima o poi un'altra... Zio però, cioè devi smetterla. Succhiami le palle, bastardo. Sono molto sportivo, come potete vedere. Io non me la prendo sul personale per nulla affatto, per nulla al mondo. E non mi arrabbio contro dei personaggi di un video. Dove cazzo sto andando? Questa non è la palestra, brutto deficiente qua in basso, pirla. Ciao, sono il capopalestra di Violapoli, mi chiamo Valerio. E non so per quale motivo, ma mi sento particolarmente impegnato ultimamente. E soprattutto ho davanti un allenatore che non si ricorda mai di switchare per mettere davanti il suo miglior Pokémon, o comunque quello più adatto. Glaceon Cicade dopo il secondo... doppio calcio di Giuseppa, che adesso sale sia al 14. E il secondo Pokémon è Smoochum. Cazzo di sfigato che si presenta con Smoochum come secondo Pokémon. Azione. Dovrebbe essere più che sufficiente, vero? Ah. Valerio, grazie mille. Lo so che ti sto tenendo molto impegnato ultimamente, ma sai com'è. Sei il più pirla, sei il più semplice da affrontare. La tua medaglia Zefiro è... forse la easiest che abbia mai visto. Prima di tornare indietro e fare backtracking, io direi di entrare in grotta e cercare la cattura in questa grotta di mezzo. Venonat. L'altro invece è... The Boy. Peccato che si evolva tipo al 22, che è abbastanza in là. E yes!
spaccicato, signori, come lo vogliamo chiamare. In effetti potremmo dargli il nome del nostro primo allenatore, Erminio. Tu sei il bastardo che prima mi ha fatto perdere la run perché si è presentato con un Palkia al 15. E mo si presenta con un Itran all'11. Te all'11, al 5. Doppio calcio. Stronzo. Devo saccare Erminio. Ho saccato Erminio. Mamma mia, che lotta di merda. Giraci bastardo. È stata una battaglia del cazzo. Non poteva avere Shieldon tipo al 15. No, Giraci. Giraci con riposo e comete. Erminio, sei durato un cazzo anche tu. Perdonami, ma ho dovuto saccarti, altrimenti non ne sarei uscito vivo da sta battaglia. E pescare a Violapoli, perché tecnicamente anche Violapoli è una zona di cattura. Qui posso pescare. Caterpie è verde e si può evolvere immediatamente. Fermi, questa cosa è magica. Finalmente vedremo una cazzo di evoluzione. Vada per Caterina. Caterina sarà a livello 11. Grande Caterina. Franca ne riceve 54. Cosa? Caterina si sta evolvendo? Goldin. Fra, che merda. Con tutti i Pokémon che potevano esserci al mondo, fucking Goldin. Quando si evolve il bastardo? Al 33. Ora voglio vedere se l'abilità cambia però con l'evoluzione. Più i... Con un Miltank che ha un nuoto Velox. Ok, salve Azzalina. Oh no! Lore con il Team Rocket! Fottiti. Ora, percorso 33. Mi serve l'altro Pokémon che non sia Pidgeotto. E sperare che sia rosa o verde. Mi piace un sacco Cacturne come Pokémon e voi lo sapete che io l'adoro. Giuseppa, dice che con Velospina lo tiriamo giù. Penso di sì. Rischiamo? Goldin, non mi guardare qui. Vai in acqua piuttosto che soffrire all'esterno, fra. Continua a rimbalzare fuori come un pesce fuor d'acqua, letterale. Allora, dai, eh. Ok. Chi è questo? È abbastanza di colore verde, direi. E ora si comincia a lanciare addosso le ball a questo splendido Pokémon. Vai. Premier Ball per Tyranitar. Uno. Due. Tre. Alla prima botta! Catturato Tyranitar, ho liberato il pozzo Slowpoke dal Team Rocket e poi ho passato un po' di tempo a livellare off-camera. Livellare è uno degli aspetti più pallosi della Tier Lock, motivo per cui tendo a farlo off-camera, in modo tale da avere del content più gradevole per le live. E tenete bene a mente questa cosa perché tornerà utile più tardi. In ogni caso sì, ho portato tutti i Pokémon al 20 e mi sono apprestato ad entrare nella seconda palestra di tipo roccia. A noi due, Raffaello. Abbiamo un conto in sospeso. Tu sei stato l'ostacolo più lontano che non sei riuscito a superare fino ad ora. Ma oggi ti supererò, anzi ti abbatterò. E comincia con un nose pass al 17. Al quarto Hydro Pulsar finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo perso tutti quanti i nostri PP però, se non sbaglio. Bastardo figlio di troia. Per Regirock mi sa che conviene fare una cosa. Cioè mettere in campo Egidio. Perché nel caso in cui dovesse esplodere, quantomeno dovrebbe essere in grado di reggerlo. Orco cane ha fatto brutto colpo di sassata. A questo momento mi tira giù, con esplosione. Non so se buon lattarmi o meno, non penso che sia necessario fare buon latte. Non ancora. Porca troia, poteva esserlo! Grazie, Arceus. Io non so cosa dire, ci ho avuto un TRL culo che a metà bastava. E l'ultimo Pokémon che mi manda in campo è Rhydon, quindi si è giocato subito la miglior carta. Vabbè, dai. Chi se ne frega, tanto con l'Hydro Pulsar di Caterina...
la battaglia si conclude qui. Ciaone Raidon, ciaone Raffello, ora sganciami questa seconda medaglia così possiamo proseguire. Grazie Taglino. Oh, rullo di tamburi? Sarà questo l'encounter giusto? Non è un doppione, vero? Eh no, perché in questa run noi non l'abbiamo avuto, Clefairy. Era in quella iniziale. Oh no, forse lo faccio fuori. Minchia, davvero sei rimasto su. Sì, ma io non lo tengo in squadra, ve lo dico. Se lo prendo non lo tengo in squadra, Clefairy. Può andare a farsi fottere. Ah, Filomena è nel PC. Sicché anche tu ignori i sentieri che portano in salvo i forestieri? Piloswine, ti prego, dimmi che sei lì per prendere la rincorsa e infilzarla nell'addome. E signori, percorso 34, in cui abbiamo diritto ad una nuova cattura. Rullo di tamburi, speriamo bene, soprattutto perché nei percorsi non ho mai avuto tanta fortuna, eh. Ma sapete che Slowking è bello come Pokémon? Ed è tra l'altro uno di quelli che non ho mai usato. Meh. Ah? Yes! Nuova cattura, signori. Abbiamo una Slowking. Cioè Slow Queen. Non mi dispiace. Soprannome. Non può che chiamarsi Regina. Ma che hai? Cosa credi di fare? Giovanotta? Fammi vedere che cosa hai in tasca. Ah, erba gatta. No es mia. Signore e signori, benvenuti a chi vuole essere Tirlionario. 5 domande per vincere una fottuta scheda radio in Pokémon Art Gold, versione Tirlock. Vuoi partecipare al quiz? Va bene, Jerry, facciamolo. Prima domanda. È possibile vedere la mappa città tramite il Pokégear? Sì, Jerry, è possibile. Magikarp non può usare alcuna macchina tecnica. È vero? Non ho idea. Ma suppongo che sì, non ne può usare neanche una. Strepitoso. Ultima domanda. È insieme a Dolly che il professor Oak presenta la... Che cazzo? Ma sti qua usano il loro quiz per pluggarsi e sponsorizzare il proprio podcast. Ma vaffanculo. Pezzi di merda. Pezzi di merda. Sì, però siete degli... Sei una persona davvero simpatica. Mi piaci, mi piaci, mi piaci. Vu, mi piaci tu. E tu. Tu, I love you and you love me. E porca puttana Moltres. Sarà una palestra volante o una palestra fuoco? Io quasi quasi mi auguro che sia una palestra fuoco, sapete? Perché così posso farla quasi tutta con Regina che si allena per bene. E mi sa che è ufficialmente una palestra fuoco. Soltanto un Pokémon è inutile qua dentro, Nidorina. Gli altri sono tutti quanti perfetti. E parte con Typhlosion, Chiara. E mentre Typhlosion fa del gran Pippo Sleep, con un paio di pistolacque dovremmo farlo fuori. E ciao, Typhlosion. Flareon come Ace. Dai, ci sta, posso dirlo. Cioè, pensavo davvero peggio. Lotta, sbadiglio, fagli far la nanna. No, Turbosabbia e muro di fumo. Devo assolutamente switchare Regina. Pacca prugna. Secondo Hydropulsar, GG. È stato un piacere. E anche la terza medaglia è stata ottenuta. Stai dicendo we we alla napoletana oppure un we we alla bebè? Sig sig. Ok, è Paperon de Paperoni. Che rabbia. Ma questo è Winnie the Pooh. Il parco nazionale dei vigili del fuoco. Salviamo la vita agli altri e questa è una cattura. Il cascun color rosa non è. Percorso 36 vuol dire il nuovo Pokémon da catturare. Ah, questo è il 35. Ma quindi avessi avuto tagli avrei potuto skippare tutto quanto il parco nazionale stupido e inutile. Te che cazzo vuoi? Oh. Ogni tanto leggere libri è davvero... sai cos'è veramente utile? Fare la sub al canale Twitch di Tearless Raptor. Gratis col Prime. Drowsy. Me. E lo spaccichiamo immediatamente il Drowsy. Very nice. L'ennesima signorina di questa run. Liliana. Primo encounter del percorso 37 che sarà... Glaceon. No. E invece sì, perché nel percorso 37 non ho trovato né Pokémon verdi né Pokémon rosa, ma l'ho catturato off camera perché aveva soltanto l'1% di spawn rate e l'ho ribeccato soltanto mentre farmavo tra una live e l'altra. Mi chiamo Eugenius, sono sulle tracce di un Pokémon chiamato Suicune e tu sei... Fausta?
Piacere di conoscerti. Con tanto di rutto. Elegante, Eugenius. Oh no, è proprio lui. Il nostro rivale di cui non ricordo il nome. Ciccio. È vero che l'avevano chiamato Ciccio. Orco Cancia, 4 Pokémon. Uno dovrebbe essere Houndoom, uno dovrebbe essere Venusaur, uno è Marip. Dai, chi è il tuo quarto Pokémon? Fammelo vedere, Ciccio. Pikachu. Cioè, Pikachu. Ma tra tutti, Pikachu. Oh, guardate un po' questa lore quanto è bella. Ciao, Suicune. Quindi qua tecnicamente il Pokémon da catturare dovrebbe essere Aerodactyl. Posso skipparla? Come l'ho detto. È spaccicato anche l'Aerodactyl. Buono. Signori, come lo chiamiamo? Osvaldo. Quei Pokémon sono morti, incredibilmente solo due. E fermiamoci a livellare questi Pokémon. Portiamoli tutti quanti al a livello 25 e ci siamo. A few moments later. Switcha. Franca non può essere sostituita. Oh no. Oh no. Non la nostra starter. Allora, o facciamo un giga crit di polneve o siamo fottuti. Ha attaccato prima lui. Addio, Franca. Sei stata una grande compagna. Purtroppo a causa di un turbofuoco di Moltres che ha ittato dopo che mi è stato impedito di fuggire. Ci hai rimesso la pellaccia. Siamo quasi vicini all'evoluzione di Drowsy. Mi mancherà abbattere giusto questo Chansey. Psicoraggio. Ma sai cosa? Psicoraggio te le insegno perché non si sa mai. Ora rullo di tamburi. Vediamo in che Pokémon si evolve il nostro Drowsy. Cosa? Liliana si sta evolvendo? E con Liliana il Remoraid, che sale a livello 27. Vediamo che cosa diventerà. Liliana si sta evolvendo di nuovo dopo un solo livello? Che merda però, zii. Che schifo. Che palle. A me piace un botto Quillfish, ma che gran merda. E questo non si evolve. Ma guarda che faccia da pepega che c'ha poi. Ok, signori, tutti alla palestra di Amarantopoli. Vi ricordo che anche i tipi delle palestre sono stati randomizzati. Questa qua dovrebbe essere di tipo spettro, se non sbaglio. Vediamo invece di che tipo è in questa randomizzazione. Roccia. Hai fatto un ottimo lavoro per giungere qui. Certo, sono precipitato 8 volte nell'oblio, ma tant'è. È per questo che mi sono allenato qui, in segreto tutta la mia vita. Tanto segreto non è se è una palestra Pokémon dove viene un sacco di gente, ma tant'è. Ora posso vedere ciò che gli altri non vedono. Il modo in cui evitare di pagare le tasse. Sappi che se vinci chiamo il fisco. Chiamo la guardia di finanza. E vengo a farti cercare. Tiriamoglielo giù, dovrebbe essere facile facile con il per due. Basta che attacchi 3 volte. Bravo, Quillfish. Brava, Liliana. Una difficoltà incredibile per uccidere un Pokémon di 7 livelli più basso, eh. Ma la Lilianona ce l'ha fatta. La mia potenza combattiva non è certo da meno della tua. Ma tu hai qualcosa in più, va bene, la medaglia è tua. Grazie, amico. E perfetto, ora tecnicamente andando alle rovine d'Alfa e facendo surf possiamo accedere alla seconda stanza. Questo item qua dovrebbe essere una pietra lunare. Oh, alleluia. E speriamo che almeno per una volta, almeno per una, un'evoluzione ci porti bene. Perché sono stufo di vedere evoluzioni del cazzo. Basta, basta vedere Pokémon stupidi. Giuseppa, è il tuo momento. Golem! L'ennesimo Pokémon roccia però, no! No! No. Dunque, quali sono i posti in cui le catture in sospeso? Perché ora posso pescare e fare surf. Rovine d'alfa dove ho il Trapinch. Quindi andiamo a vedere le rovine d'alfa usando surf. Chi mi appare? Attenzione, rullo di tamburi. Oh. Come si evolve questo bastardo? Vi prego, non ditemi con la felicità. Dopo aver appreso la mossa mimica. Quando la impara mimica? È al 18 qua. Fermi. Fermi tutti. Questo è buono. Che stupido ho scritto così. Ti prego, Luigi, non fare puttanate. Ti prego.
ti prego, un bel Pokémon. Che palle! Ti punto il ferro e ti obbligo ad evolverti in qualcosa di decente, perché mi sono rotto il cazzo di vedere merda apparire sul mio schermo. È un'acquaroccia, è un'acquaroccia, è un'acquaroccia, è un'acquaroccia, è un'acquaroccia. Almeno Surface Stab. E vai, Arlash. Yahoo! Che culo, eh? Fatemi vedere chi può essere l'altro Pokémon. Oh, merda. Tutto mi aspettavo tranne che Groudon che chilla nella vasca. Si è arreso, ha detto: ma sai una cosa, Kyogre? Forse non era così male, l'idea dell'acqua. E qui abbiamo il percorso 38. Vediamo quale Pokémon appare per primo all'interno di questo percorso. Ti prego, fa che sia qualcosa di buono. PG. Tu sarai il Pokémon che porrà fine alle mie sofferenze, vero? 1, 2, 3. Oh, yes. Ciao, Vitale. Ho finito le opzioni. L'unica cosa che mi rimane da fare è pregare. Spammone di TRLB. Ti prego, qualsiasi cosa, purché sia un Pokémon accettabile e non di tipo acqua o roccia. Vitale si sta evolvendo. Porca puttana, è acqua. Comunque, salve. Eccoci ad Olivinopoli, dove c'è una palestra. Uè, a proposito di buoni a nulla, il capopalestra non c'è. Pare che si stia prendendo cura di un Pokémon debolissimo al faro. Ma non capisco. Un Pokémon malato è solo una perdita di tempo. Bravo. Sopprimiamolo. Tanto Ampharos lo rimpiazzi con un altro Ampharos, no? È così che fanno nelle ditte per noi esseri umani, perché non possiamo farlo con i Pokémon. Devo uscire qua, vero? Minchia, quella porta lì sembra troppo una fine. Ma frate, aia! Questo piccolino illuminava il mare ogni notte, ma all'improvviso ha dato segni di cedimento e ora respira affannosamente. Te l'ho detto. Glock alla tempia, spari, prendi il suo cadavere, lo getti in mare, visto che sei su un faro è anche comodo, e ne porti su un altro. Facile, facile. Primo encounter nel percorso 40. 40 è un Oppip. Pokémon che possiamo prendere che si dovrebbe evolvere tipo dopo un livello. Spaccicato alla prima Mega Ball. Vada per Concetta. E ora che abbiamo Oppip in squadra, seguo il consiglio di Gex, che per la prima volta da quando è in chat dà un suggerimento utile. Non è vero, Gex? È tipo la terza. Ti prego, tutte le evoluzioni hanno fatto cagare. Almeno tu. Serve una Nero Pietra, vero? Ma la Grotta Celeste è accanto. Il percorso 17 è accanto. E che palle. Sono arrivato. Ciao. Sì, è vero, qua ho diritto anche a una cattura. Vai in acqua, Pokémon verde rosa, Pokémon verde rosa, Pokémon verde rosa. Fiore blu, spine rosse, fiore blu, spine rosse. È verde? 1, 2, 3. Spacci il Gallade. Mirko, ok, vada per Mirko. Palestra di Fiorlisopoli. Ma andiamo a farla. Ma sì, dai, di cattiveria. Beh, bella Omar. Come stai, amico? Combatto con tutti i tuoi amichetti perché ho voglia di farlo. Palestra di tipo coleottero o volante? Ok, è ufficialmente una palestra di tipo coleottero. Quindi la stompiamo con Chiara. Uè, Omar, come stai, amico? Omar, è vero, Omar è quello di Diamante e Perla. Lui è furio. Va bene, fammi vedere questi magici Pokémon lotta. Sono proprio loro, i Pokémon lotta. Combi. Dai, chi hai come secondo Pokémon adesso? Caterpie. Fammi vedere questo Caterpie, patatino. Ah, no, beh, ha l'evoluzione finale di Caterpie. Ha un bel Butterfree al 31. Vacca minchia. Ah. Nah. Hai avuto la meglio su Furio e Capo Palestra. Grazie, è stata la battaglia in palestra più difficile che abbia mai fatto. Guarda, Jasmine, proprio come Balto, ho portato le medicine. Tieni, sì, lo farà guarire. Grazie davvero, è tutto merito tuo. Ora torno alla palestra. Ti aspetto lì per farti il culo. A che livello ce li ho i Pokémon? Ne ho 30, 30, 30, 29, 30, 28, sì. Mi sono quindi diretto verso i percorsi 47 e 48, i due che portano alla zona Safari, per allenare i miei Pokémon e tentare nuove catture, Fluffy e Torterra. Dopodiché Goldina ha raggiunto il livello 33 e si è evoluta. Caterina si sta per evolvere. Vi ricordo che questo qua è stato un Caterpie che abbiamo catturato a Violapoli.
evolutosi immediatamente in Goldin, che dopo 23 livelli è pronto finalmente a diventare qualcos'altro. Incrociamo le dita e che per una volta sia un'evoluzione decente. Ti prego, Kate, ti prego. Ma mi prende per il culo. Mi prende per il culo questo gioco. Dagli volo. Ottima idea. Surf e volo. Fuck it. Vediamo cosa diventa questa volta. Ormai non ho più speranze. Farà cagare anche questo. Che in realtà vi dirò. Ho appena realizzato che adesso Steelix a volo. Come cazzo fa a volare? Faccio domande. Lo accetto e basta. Confermato il posto in squadra a Caterina, riparte l'allenamento intensivo per portare tutti i Pokémon al livello di quelli di Jasmine. Che come detto è una cosa pallosissima, motivo per cui in chat mi veniva detto: datti delle caramelle rare. Ma guarda, sai qual è il discorso che facevo anche prima, Gex? È che io lo farei, ma poi si toglie completamente il rischio di rimanerci secco ed è un peccato. Ecco, per l'appunto. È esattamente questo il motivo per cui non mi do le caramelle rare. Perché possono succedere queste cose. Diciamo addio ad Ennio. Peccato. Saresti stato un gran Pokémon. Signori, finalmente Ugo è al 30. Sapete cosa vuol dire questo? It's evoluzione momento. Meh, un altro Pokémon volante. Sì, volante, buonanotte, normale. Non è che mi serve in realtà. Anche se il nome Ugo gli si addice. È vero che qua gli allenatori non ci sono perché tecnicamente è il faro la prima parte della palestra. Sono Jasmine, capo palestra del tipo Tadan, a acciaio. Non è detto. Conosci il tipo acciaio? È duro, freddo e anche affilato. Sai cos'altro è duro, freddo e affilato? Un cono di ghiaccio, quelli che si formano tipo per l'acqua che scende. Vediamo di che tipo sono i tuoi Pokémon. Ok. O veleno o volante. Tra i due preferisco... In realtà non mi cambia un cazzo di niente, posso essere sincero. Mo' chi tocca? Tropius, quindi è volante. Bruttino Tropius. Chiara è l'unica in grado di affrontarlo, il Tropius, mi sa. Ecco, sul tipo erba sono ancora un po' in difficoltà. Vedo. Ma come per pozione, ma frate... Ma non farci perdere tempo, dai, dai. Su. Corpo scontro parte 2. Come ultimo Pokémon, mi mandi in campo tipo Spearow. Un Bijou. Non è di tipo acciaio combi. Cioè, se lo hai fatto di tipo acciaio combi, diventa come l'episodio Hated in the Nation di Black Mirror. Ed è problematico, comunque. Grazie per questo magico combi al 35. Sgancia tutto e fammi andare via. Ciao! Al che mi sono diretto a Mogania. Ho fatto fuori il Gyarados rosso della Godira, liberato lo scantinato dal Team Rocket senza alcun problema, ma poi sono incappato nella più grande difficoltà di questo gioco. I dannati puzzle della settima palestra. Oh, cazzo, no. No, non i puzzle per bambini. Sono troppo difficili per quel che mi riguarda. Vediamo di che tipo è questa palestra. Lisa Sciatrice. Quindi potrebbe essere acciaio? È ufficialmente una palestra di tipo acciaio. Dobbiamo allenare qualcuno. Mi basterebbe avere davvero una mossa di tipo acciaio, eh? Acciaio, terra. Oh, fossa! I Pokémon fanno esperienze diverse nella vita, proprio come noi. Ecco perché ho deciso di stare al freddo in un frigo. Curarsi sarebbe stato da deboli, Manu. E io sono un debole? Sì, ma sono principalmente un pigro. E non avevo voglia di tornare indietro. Lo accetto. Ho anche 6 livelli in più e Bastiodon è lentissimo, in effetti. Non sono rapido io, era lento Bastiodon. Ah, doppio Bastiodon. Fra, che tristezza, però. Vabbè. È finalmente finita. E anche la palestra numero 7, signori, è ufficialmente andata. Ora rimane soltanto la palestra più difficile, che forse soltanto una volta ho superato in passato. E con in passato intendo dire ai tempi della prima volta che ho fatto questa Tierlock.
su Pokémon Heart Gold. Ho la netta sensazione che devo correre a Fiordoropoli e liberare la torre radio, vero? La sensazione era corretta. Volo a Fiordoropoli, libero la torre radio e accedo ai sotterranei dove affronto e distruggo il rivale Ciccio, perdendo tuttavia il povero Ugo. Ah, dimenticavo un'altra tragedia. Oh merda. Ok. Dopodiché ho staccato la live e off camera ho allenato 6 Pokémon in vista delle fasi finali di gioco. Steelix, Tyranitar, Slowking, Gallade, un Larvitar catturato nel percorso 43 evolutosi in Gyarados, ed infine un Glaceon. Glaceon che grazie al suo tipo ghiaccio tornerà molto utile contro Pokémon di tipo drago. Ma come non ci sei morto? Gelo scheggia, muori. Grazie, Ciro. Cosa ha fatto? Io ho perso tutto questo tempo ad allenare un Pokémon che poi neanche è rimasto in vita. Porca di quella p***a. Ma che inizio di merda. Ma vai a cagare, va. Cioè, era letteralmente la prima battaglia del giorno e devo già dire addio a un Pokémon. Ciro! Sei stato inutile, cazzo. Che due coglioni. Mi devo portare dietro Luigi, dargli il condividi esperienza e sperare che si evolva ASAP. No, cazzo, ho sbagliato, mi stavo divertendo. Chi è? Che succede? Sei qui per salvarmi? No, sono qua per rubarti il portafoglio, stronzo. Athena Gen Rocket. Ma la donna in realtà, eh. Minchia. Vai, Egidio. Perché Mirko non può essere sostituito? Oh no. Oh no. Non un'altra perdita. Non un altro Pokémon KO, Athena merda. Ok, Mothim va giù. Grazie. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Devo tirare giù di psicotaglio. No, dai, sei una merda. Sei una merda. Sei una merda. Che palle. Tutte quante ste mosse di merda che mi impediscono di switchare i Pokémon. Ed è già il secondo che se ne va in sta giornata. Perché deve andare sempre tutto a puttana arrivare a un certo punto del gioco? Perché? Perdite importanti, but the show must go on. Torno ad Amarantopoli ed entro nella torre campana che scopro essere infestata dalle rane. Poi la chat mi ricorda che devo prima battere l'ottava palestra e le ragazze kimono, quindi mi dirigo verso Evanopoli. Catturo un executor nella via gelata, la chiamo Alice, vado in difficoltà con i puzzle Peggy 3, mannaggia a loro, e finalmente arrivo nell'ultima città, dove peraltro ho diritto ad un'ultima cattura. E beh, grazie, sembra un Pokémon debole. Oh, Natu. Occhio perché Natu mi piace come Pokémon, Evanopoli. Ha un livello bassissimo. Ma potrebbe evolversi abbastanza rapidamente, Natu. Andiamo a fare l'ottava palestra. Armonio, ti sparo in testa, porco due! Oh... È vero che funzionava così. Hello. Il primo allenatore della palestra mi servirà solo e unicamente per testare e capire di che tipo è la palestra in sé per sé. No. No. Allora, o è psico, cosa che mi auguro, o è drago. Ti prego, dimmi che è psico. È drago. È drago. Congela, ti prego. Vabbè, che finché mi fai tornado non cambia molto. Questo era quello che temevo. Beccarmi Pokémon come lui. Ti prego, congela, 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 congela per 4! Il danno per 4! Ciao Sandra, capo palestra di tipo drago, con i Pokémon effettivamente di tipo drago nonostante la randomizzazione. Posso tenere testa persino i Super 4 della Lega Pokémon? Vuoi ancora sfidarmi? No! Posso una medaglia e basta, per favore? Please? I give you the sacchi sacchi, Sandra. The licky licky. Che cosa vuoi che faccia? Faccio io, Cozzata Zen. La leggiamo? Insomma, ha fatto brutto colpo, ovviamente. Ok, Shelgon è caduto. Garchomp. Ok, Garchomp magari riesce ad attaccare una volta. Reggimi da Gartigli. Ah! Quanto danno, Garchomp. Ci muore col per 4. A meno quello. Ok, Latias lo posso reggere. Ci può pensare Egidio.
È andata benissimo, ragazzi. Ok che ci farà scoppio e quindi toglierà un po' di danno, ma non tanto da ucciderci. Ottava palestra andata, signori. Rimane ufficialmente soltanto la Lega Pokémon. Non accetto questa sconfitta. Ok, quindi, raga, boh, Tirlock finita. Io la medaglia non l'ho vinta, non posso dare la Lega Pokémon. È stato bello. Dopo aver fatto un test attitudinale otteniamo l'ottava medaglia e scendiamo a piedi lungo il percorso 45. Rientro nella grotta scura dove avevo una cattura in sospeso e trovo un meraviglioso Sceptile. Ovviamente lo catturo e letteralmente 5 passi più tardi trovo un Politoed. Sceptile è stato liberato. È il momento di affrontare le kimono ragazze. Stai zitto. Muoviti. Cazzo, raga, non so se ce la faccio contro Omanite, sarò sincero. Easy 3. Dai la quarta. Dai la quarta. Pff, Minun. Oh merda. Porco 2. Porco 2, 3, 4 e 5 anche. Madonna che disastro oggi, raga. È il quarto Pokémon che ci abbandona oggi ed è anche il nostro più forte. Gyarados sarebbe stato potentissimo come Pokémon. Ora mi ritrovo con un branco di Pepegotti. Branco di Pepegotti sì, ma saranno i Pokémon che ci condurranno fino alla Lega Pokémon. Mattiar, che fine ha fatto? Oh, l'ho ucciso. Non essendo randomizzato mi sembrava stupido prenderlo. Però, hey, almeno nella Torre Campana ho trovato un Turtwig che, essendo il mio starter preferito, è stato catturato con una Master Ball. Peccato che si sia evoluto in Lotad e che Lotad sia un doppione, mannaggia quel porco di... Ricomponiamoci che tanto manca poco. Devo solo superare le cascate Toggio alla via Vittoria, il che non dovrebbe creare troppi problemi. Appunto, dovrebbe. Porca merda. No, 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 no. Chi cazzo metto in campo per fare fuori questo coso? Devo ricordarmi di cambiarlo per la final blow. Ok? Sì, però che palle, zio, non puoi andare avanti a... Devo continuare a switchare. Continuerà a spammare destino obbligato. Ok. Già forza, reggilo. Sì. Porca puttana. No! Ciao Gem, è stato bello. È morto. Ma perché deve andare tutto in vacca mo? Che ho 8 medaglie. Devo reinventarmi la squadra. Avendo esaurito le aree di cattura però non potevo fare miracoli, mi sono dovuto arrangiare con ciò che avevo nel box. E tra parentesi, nessuno dei Pokémon nel box aveva un livello adeguato alla Lega Pokémon, quindi mi sarei dovuto fermare ad allenarli. Ma la chat è stata magnanima e ha detto: Tiar, fottitene. Nessuno di noi ha voglia di vederti trainare i Pokémon per 3 ore con i censi della Torre Sprout, quindi giveti delle caramelle rare e porta tutti quanti al 50. Quindi a favore del content ho dopato tutti i miei Pokémon e alla fine mi sono ritrovato con questa squadra. Caterina la Steelix, Osvaldo l'Aerodactyl, Alice l'Executor, Concetta la Markrow, Silvano il Clefairy e infine Liliana il Quillfish che torna dopo tipo 15 ore di gioco. Questi sono i 6 con cui affronterò la Lega Pokémon. Non credo di essere mai arrivato alla Lega Pokémon in una Tierlock, ma tipo mai. Mai. Eccoti alla Lega Pokémon, permettimi di presentarmi, mi chiamo... Non puoi però arrivare alla Lega Pokémon... Il posto più solenne di tutta quanta Johto. E la persona che ti accoglie si chiama Pino. Oh, Electrike. Tipo elettro, quindi. Avrei voluto tanto iniziare con Steelix, perché è il Pokémon che è con noi da più tempo. Lui è il nostro Goldin, se ci pensate. E quindi sarebbe stato carino, però, hey. Che culo che ho iniziato a volare. Ma lui sapeva già che ero in aria, tra l'altro. Ma è pirla. Ma io ero già in... Ma deficiente. Tuo fratello avrà ucciso il mio Tyranitar, che in realtà era un Gyarados. Come funziona?
Ma acciondolato? Acciondolato! Alla cazzo di abilità di slacking, coglione! Bastardo! Chiamo da Fiordoropoli, sono un assassino di Plassol. Che mossa bullshit che è Super Zanna, se permettete. Ha così tanto dei Trapani per denti che ha quasi dei Palermo per denti. A proposito di perdenti, Pino, come cazzo ci si sente? Sapete che non mi ricordavo che Koga fosse un Super 4? Ah, e lui ha effettivamente i Pokémon veleno. Lame. Vai, Liliana. È il tuo momento, reggimi sto veleno denti. Brava Liliana. Che Pokémon inutile che sei, Liliana. Paralizzato perché... No, c'aveva la mossa che... Mogloom. Ciaone. Dai, Koga, mandami l'ultimo. Rose Raid. Tanto è su questo qui che puntavo tutto. Sì, in effetti è il Pokémon migliore da tutti quelli che hai buttato in campo fino ad ora. GG, ti ho attaccato con tutte le mie tecniche, ma è stato tutto inutile, dovrò perfezionarle. Vai alla prossima stanza e mi... Sì, va bene, stai zitto. Fammi curare i Pokémon. Sono Bruno dei Super 4. Ma Bruno non è lo stesso di Kanto? Che pigrizia, ma l'hanno semplicemente preso da un gioco e rimesso nell'altro. Ma io queste cose non me le ricordo. Art Gold l'ho finito 15 anni fa la prima volta. Dai, e Bruno, di che tipo ce l'hai i Pokémon? Fuoco. Che è paradossalmente a tema con la stanza ripiena di lava. Ha però grandine in questo fuoco. Ok. Sapete quale sarà il Pokémon che farà la differenza in sta lotta? Liliana. Attenzione, Camerupt usa amnesia. Non si ricorda più come si chiama. Si è dimenticato i dati della carta di credito. Mannaggia, se solo me li avesse detti. Oh, ma sto Quillfish che io ho ignorato per tutto quanto sto tempo tenendolo nel box? Ma vogliamo parlarne? Ok che è 8 livelli più in su rispetto agli altri, ma mi ha comunque shottato un Camerupt al 46. Porco d***o. Lo so che sei confuso che hitta al 50%, devi farcela. Liliana, Liliana, sei da sposare, cazzo. Aia. Aia, 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 aia. Caterina, ti prego, non ti colpire. Caterina, ti prego, è l'unico... C'era la grandine, è vero. Sarei morto lo stesso. Aia. No, Liliana, no. Liliana, reggimi il pestone. Brava, Liliana! Quanto cazzo è forte questo Quillfish. Quanto cazzo è OP. Quanto mi fai godere, Liliana. Ho perso. Non ho il diritto di dire nulla. State zitto, allora. Ah, beh, l'ho fatto davvero. Grande. Tu sei Faust, eh? Ma perché ho detto ma grande? Grande, fratella. E signori, comincia la lotta contro... Ah. Beh, spero vivamente che sia di tipo volante. Oh cazzo, è di tipo normale. Fucking Dunsparce. Non puoi arrivare al quarto Super 4 e ritrovartelo con Dunsparce. Yannick, smettila di predittare i Regigigas. Smettila. Grande Osvaldo. Grande. E ci cade Zangoose con un altro brutto colpo. Osvaldo sta facendo grandi cose. Attenzione, Slakoth è l'ultimo. L'ho messo a dormire perché è un povero bradipino, è un patato. Mi scoccerebbe farlo fuori da vivo. Hai avuto la meglio su Karen Super 4, forse il più facile di tutti fino ad ora. Nonostante fosse l'ultima. Sono distinzioni date dall'egoismo, gli allenatori davvero in gamba dovrebbero vincere con i loro preferiti. Mi piace il tuo stile, sai cosa importa davvero? Certo, non sto affatto combattendo con questi perché tutti gli altri miei Pokémon sono morti. Signori, è giunto il momento di sfidare Lance. Le parole non servono. E allora lottiamo, cazzone. Parte la sfida di Axo 24 campione. Merda. Erba? Non ho mosse volante su Murkrow, il che è una cosa stupidissima. Quindi ricacciami Osvaldo, va là. Quanto bello sarebbe stato battere questo campione utilizzando volo con Steelix. Peccato che io l'abbia fatto morire, poverino. Signori, è il momento del caos. Vai con metronomo. Oh. Oh. Ma non gli tolgo una sega con girolancia. E niente, è stato bello, Silvano. Niente crit.
Mazzo legno, si prende il contraccolpo e giù un altro. Rimangono giusto Liliana, Alice e Osvaldo. Meme di Spider-Man che si indicano un momento. Retromarcia? Oh, Mita e se ne va. Vediamo chi caccia fuori Lens adesso. Tangela. In realtà vi dirò, cioè vi aspettavo Pokémon ben più forti dal campione. Mi manca ancora il suo Ace però. Sunkern. Se gli capita Sunkern come Ace, raga, è la fine. Ah no, è un altro Skiploom. Ne ha due. Ha due Skiploom. Non sapevi che fosse tornata a Tirlock? Peccato che stia anche per finire. Perché ora Liliana metterà l'ultimo veleno in puntura contro l'altro Skiploom di Lens e sarà finita. Ah no, un altro Tangela. Colpo di scena. Tangela usa schianto. Reggilo, Liliana. Reggilo, reggilo, reggilo. Lilianona! Lilianona! Dai, 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 dai. Giù, giù. Porco due. Abbiamo ripreso in mano la Tirlock. Dopo aver fallito 14 volte in passato. E dopo aver fallito 3 volte qui. Ora è ufficialmente tutto finito. La Tirlock di Pokémon Heart Gold è stata completata. Quel cazzo di Quillfish è OP. OP. Campione Lega Pokémon, congratulazioni. Grazie. Fausto, eccoti qui. Ti ho fatto venire qualcosa per te. Un biglietto nave. Così puoi andare a catturare i Pokémon nella regione di Kanto. Ci sarebbe Kanto da fare, eh? Nope, fuck this game. Ne ho avuto abbastanza.